Nei capitoli dal 24esimo al 27esimo del primo libro del De Bello Gallico, Cesare racconta lo scontro diretto con gli Elvezi, non lontano da Bibracte, la capitale degli Edui. Questa era collocata, come dimostrano gli scavi archeologici condotti da Napoleone III verso la fine dell'Ottocento, sul Mont Beuvreux. Il capitolo 24 è dedicato allo schieramento dell'esercito. Cesare si trova con il suo esercito su un colle a 6 km di distanza dall'accampamento, mentre i nemici sono schierati ai piedi del colle stesso. Cesare manda la cavalleria a sostenere l'assalto del nemico e schiera a metà del colle 4 legioni di veterani. Sulla cima colloca le 2 legioni che aveva arruolato nella Gaia Citeriore e tutti i reparti ausiliari. Gli Elvezi, espugnata la cavalleria, si fanno sotto alla prima fila delle legioni romane dopo aver formato una falange.